due dottoresse veterinarie, hanno una clinica, ricordatevi il nome, Oltre il Dolore, nella quale gestiscono e curano gli animali con cure alternative, cure palliative, e oggi presentano ovviamente al Canapa Festival l'uso dei fitocannabinoidi in ambito veterinario. Lascio la parola a loro, che secondo me sono molto molto più competenti del sottoscritto, e partendo da Ilaria, che è qui alla mia sinistra, che presenta una parte, e a seguire ci sarà la dottoressa Tazzari che seguirà e presenterà il resto del loro intervento. Grazie, grazie dottoressa. Grazie a tutti per essere qui, e ci tengo a ringraziare gli organizzatori del festival per averci invitato e per darci la possibilità di parlare dell'uso dei cannabinoidi anche degli esseri animali di cui ci occupiamo in quanto medici veterinari. Io e Silvia, insieme ad un'altra collega che purtroppo oggi non può essere qui per ragioni personali, abbiamo avviato appunto un progetto che si chiama Oltre il Dolore, cure veterinarie. Era da tempo infatti che cercavamo di creare una struttura che fornisse dei servizi supplementari di cura agli animali domestici affetti da patologie croniche oppure reduci da traumi, da infortuni, interventi chirurgici, patologie terminali, neoplastiche, per dare anche un aiuto, e infatti il nostro servizio poi comprende anche un supporto psicologico alle persone che si trovano ad affrontare la malattia del proprio animale. Cercherò di essere molto breve su quelli che sono i tagli tecnici, anche di tipo biochimico, dei cannabinoidi, per lasciare più spazio proprio alle storie degli animali che in questi ultimi anni io e Silvia ci siamo presi cura. Infatti preferisco sempre usare il termine prendere cura piuttosto che curare, perché curare presuppone di cancellare una malattia, invece il nostro servizio è quello di prendersi cura, di gestire tutti gli aspetti che una malattia influenza nella vita non solo dell'animale ma anche di chi se ne prende cura, quindi la parte umana di questo binomio. E innanzitutto vorrei dedicare questa presentazione a uno dei miei pazienti che mi ha lasciato veramente un'impronta gigante nel mio cuore, che purtroppo non c'è più, che però grazie all'olio di CPT abbiamo saputo supportare proprio nelle ultime fasi della malattia. Questo per farvi capire che a prescindere dalla stazza dell'animale i cannabinoidi possono essere utilissimi nelle terapie mediche. Questo cavallo si chiama Camelot e al termine di questa presentazione lo conoscerete anche voi e quindi potrete capire come mai questa storia mi ha particolarmente colpita. E forse molti di voi sapranno già tutti gli aspetti anche morfologici di questa pianta. Ovviamente spesso abbiamo sentito parlare delle differenti specie, anche se da un punto di vista tassonomico ormai si preferisce parlare di chemiotipi, ovvero distinguere le differenti piante in base alla concentrazione di sostanze chimiche che la pianta produce. Infatti, come vedete, queste tre specie hanno proprio una morfologia diversa. Abbiamo la Cannabis indica, che ha una forma piramidale e ha molti rami e foglie, la Sativa, che è la più alta, e la Ruderalis, che è più piccina, è proprio una foglia caratteristica. E la pianta di canapa o cannabis, che sono ovviamente sinonimi, può essere monoica o dioica a seconda di dove sono contenuti i semi. In generale quella monoica è quella che produce i semi ad uso alimentare. Esistono delle piante maschio e femmina che si differenziano i semi, che nel caso della pianta maschile sono alloggiati all'interno di pannocchie, e in quella femminile all'interno di spighe. Quindi si può già differenziare il sesso della pianta anche con un semplice colpo d'occhio. E germina in primavera, fiorisce in estate inoltrata quando le ore di luce diminuiscono, e in autunno compaiono i frutti, ovvero gli acheni duri e globosi. Come vi ho già detto, col termine chemiotipo ci riferiamo a dei metaboliti, cioè la pianta ha delle vie metaboliche che portano alla formazione di questi chemiotipi.
e sono proprio queste specie chimiche, questi composti che noi studiamo proprio per la terapia di numerose malattie, non solo medicina veterinaria ma anche di medicina umana. E i più famosi che, di cui avremo sicuramente sentito parlare sono il CBD e il THC. In base agli enzimi presenti nella pianta avremo magari una maggiore produzione da parte di quella pianta di CBD rispetto al THC, o possono essere compresenti in concentrazioni variabili, e anche questo è importante saperlo proprio per sapere quale pianta, quali fluorescenze e che tipo di estrazione è meglio utilizzare per quel dato paziente. Esistono poi anche degli ibridi dove diciamo, se l'uomo ha cercato di selezionare delle piante con un rapporto specifico tra la concentrazione di CBD e quella di THC. Come avrete già capito anche dalla precedente relazione, ormai si è capito come la canapa, che ormai è stata dimenticata purtroppo anche dal nostro sistema socio-economico, potremmo trarre enormi vantaggi, perché noi già in passato abbiamo utilizzato questa pianta per tantissimi impieghi. Addirittura già nel Neolitico venivano utilizzati i semi, come attestato dal ritrovamento dei semi di canapa fossilizzati in una grotta in Romania. Addirittura il primo manufatto realizzato con la canapa risale all'8000 a.C., mentre in Asia e Medio Oriente veniva utilizzata e coltivata soprattutto in ambito tessile, quindi anche lì abbiamo già sentito come sia un'importante materia prima per la per i prodotti tessili, ma anche in Occidente dobbiamo aspettare un pochino di più, quindi siamo verso il Rinascimento, quindi dal 1500, che comincia a farsi strada un vero e proprio commercio della canapa, dove veniva utilizzata sia a scopo agroalimentare ma anche a scopo tessile e in particolar modo nelle industrie navali, perché con la canapa si facevano le corde e le vele. E noi, non so se vi ricordate dalle scuole, per chi è più fresco di me, le repubbliche marinare avevano proprio un utilizzo predominante della canapa appunto per la produzione di materiali per la navigazione. E questa è una foto appunto delle repubbliche marinare. E una cosa che mi piace anche sottolineare è come proprio il nostro territorio era famoso per la canapa. Infatti la canapa ha come ambiente di coltivazione ideale proprio quello palustre con un alto tasso di umidità, quindi Bologna e Ferrara in passato sono state delle grandi città produttrici e diciamo importanti punti strategici di commercio per la canapa, grazie anche alla rete di canali che una volta diciamo predominava queste città. Ormai sappiamo che l'acqua è sempre venuta meno nei nostri territori, però sarebbe sicuramente interessante vedere un tempo come in queste navi che circolavano nei canali viaggiasse poi la canapa prodotta. Quindi abbiamo sia sostanze leose, sostanze fibrose, viene utilizzata anche per la produzione di farinacei e mangimi per gli animali. Poi anche negli Stati Uniti ebbe diciamo, un'epoca d'oro, fino a circa il 1900, dove iniziò un lento processo di denigrazione dell'utilizzo della canapa. Molti vedono degli interessi, diciamo, di tipo economico anche nel voler screditare questa materia prima a favore di altre che magari permettevano l'utilizzo e l'arricchimento di altri mezzi di produzione. Si fa riferimento ad esempio allo scontro che c'è stato tra la produttrice, una produttrice di giornali, di carta per giornali, Hearst, che insieme alla ditta DuPont, che produceva i solventi chimici per la produzione della carta e giornali a partire dal legno, hanno, diciamo, avviato una campagna proprio per minare la reputazione della canapa, e progressivamente addirittura si è associato alla canapa il termine marijuana, che è un termine messicano. Sappiamo tutti che gli Stati Uniti non hanno buonissimi rapporti con il Messico, e quindi dare un nome messicano ad un qualcosa che fino ad allora era fonte di reddito ha cambiato completamente la prospettiva. Durante la Seconda Guerra Mondiale ancora c'è stato un
diciamo, una piccola rinascita della coltivazione di canapa, sempre per la produzione di materie prime a scopo agroalimentare o industriale. E dopodiché invece attraverso anche materiale cinematografico e altri canali di comunicazione si è diciamo sparso, si è diffuso il concetto che la canapa fosse una droga, e quindi si è perso completamente l'interesse a livello industriale che una pianta del genere ovviamente aveva. E addirittura nel 1937 si iniziò a tassare pesantemente i produttori di canapa, quindi ancora non veniva proibita, ma sicuramente ne veniva disincentivato l'utilizzo e la produzione. Finché nel 1970 la canapa negli Stati Uniti è stata introdotta tra le sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda invece l'utilizzo a scopo psicotropo, quindi per avere quegli effetti di tipo psicoattivo, quindi sul sistema nervoso centrale, dobbiamo andare alle popolazioni indù di India e Nepal, che proprio consumavano la canapa a scopo ricreativo e terapeutico di diverse patologie. Nei paesi arabi addirittura veniva utilizzata la resina, che è particolarmente ricca di THC, e si presume che il termine hashish derivi proprio da gli hashashin, che era la popolazione presente in Siria che consumava quindi la resina di cannabis. Anche nella medicina cinese la cannabis trovava sicuramente ampio spazio e veniva sia consumata come bevanda che fumata per la cura di malattie del cavo orale. Facciamo un po' di chiarezza e terminologia. Anch'io all'inizio confondevo un po' i vari termini. Col termine cannabis o canapa ci riferiamo alla pianta intera, quindi lo stelo, le radici, le foglie, i fiori. Col termine marijuana ci riferiamo ai fiori femminili della pianta, utilizzati sotto forma di fumo a scopo terapeutico e ricreativo. Col termine hashish, come abbiamo visto, ci riferiamo al concentrato di resine e polini ad alto tenore di THC, quindi è quella che dà i maggiori effetti di tipo psicotropico. E poi abbiamo l'olio di semi di canapa, quindi parliamo dei semi, non parliamo di infiorescenze, che come potete vedere ha un alto valore nutritivo sia per quanto riguarda l'apporto di acidi grassi poliinsaturi, omega 3 omega 6, che diciamo tutti conosciamo soprattutto nelle terapie anti-aging contro la degenerazione di vari tessuti del nostro organismo. Un grande quantitativo di aminoacidi essenziali. Gli aminoacidi sono, diciamo, i mattoncini con cui il nostro corpo costruisce le proteine e i tessuti di sostegno, ma non solo. Carboidrati ad alto valore energetico, fibra e sali minerali, quindi è una pianta veramente molto ricca. E in genere quello che affascina di più della fitoterapia è il concetto di fitocomplesso, cioè noi di una pianta non andiamo a isolare un semplice principio attivo, perché molto spesso l'utilizzo dell'estratto in toto di una pianta ci consente di utilizzare tutta una serie di molecole che hanno un effetto sinergico e quindi possono migliorare anche l'effetto terapeutico voluto. Quindi abbiamo già visto che esistono diversi chemiotipi e a seconda del chemiotipo presente ne abbiamo magari indicazioni per un utilizzo piuttosto che un altro. E per quanto riguarda gli effetti psicotropi, la cannabis sativa è considerata la più leggera, ha un effetto più stimolante magari rispetto alla cannabis sintica, che ha un maggiore effetto sedativo e rilassante, mentre la cannabis ruderalis, quella con le tre foglioline, è quella che ha il più basso tenore di THC. Il THC è la componente psicoattiva, è il chemiotipo psicoattivo, ma anche qui l'uomo sta cercando di isolare delle piante per manipolare anche la concentrazione di questi metaboliti. Avrete sentito parlare di cannabis light. Con cannabis light intendiamo degli estratti della pianta con un THC inferiore al 0,5%, tenendo però in mente che l'effetto psicoattivo, quindi a livello del sistema nervoso, l'abbiamo per concentrazioni molto più alte, che sono tra il 7 e il 27%.
Il THC interferisce con il sistema endocannabinoide, che vedremo a breve, legandosi sia ai recettori CB1, che sono appunto presenti nel sistema nervoso, che ai CB2, che invece predominano nel sistema immunitario. Quindi legandosi a questi recettori vanno ad indurre determinate azioni farmacologiche. Il sistema endocannabinoide è un sistema di recettori che tutti possediamo. Ovviamente la densità di questi recettori varia da individuo a individuo, e questo, diciamo, spiegherebbe in parte come mai anche la risposta terapeutica all'utilizzo di cannabinoidi può cambiare da paziente a paziente. Ci sono anche dei test di laboratorio a partire dalla saliva che ci permettono anche di stabilire un soggetto quanti recettori per endocannabinoidi ha. Questa popolazione di recettori, che altro non sono che delle proteine a cui si lega il cannabinoide, possono anche cambiare la loro diffusione, proprio grazie anche all'utilizzo di sostanze cannabinoido simili, per cui il numero è variabile e non è statico all'interno di un individuo, ma può cambiare nel tempo. Questi recettori sono presenti quindi non solo nell'organismo umano, ma anche quello animale, e a questi si legano gli endocannabinoidi. Con endo intendiamo i cannabinoidi che noi stessi produciamo, perché non sono solo quelli che assumiamo dall'esterno, ma anche quelli che sono prodotti all'interno del nostro organismo, quindi ci autoproduciamo dei cannabinoidi. Vengono prodotti e sintetizzati da diverse cellule, ma non vengono immagazzinati. In pratica vengono sintetizzati quando c'è necessità, una volta che hanno agito vengono metabolizzati e degradati. E possono raggiungere cellule anche a distanza, perché abbiamo visto che i recettori per gli endocannabinoidi sono presenti nelle cellule del sistema immunitario, quindi le cellule che viaggiano anche nel torrente circolatorio. E svolgono quindi, una volta che si sono legati a questi recettori, un'azione neuromodulatoria che regola l'eccitabilità dei neuroni e interagisce con diversi meccanismi di neurotrasmissione. Non ve li sto a elencare tutti perché diventerebbe magari una trattazione molto pesante, però come vedete non agiscono solo su alcuni recettori, ma anche recettori di altre molecole, quindi come vedete il meccanismo d'azione è molto complesso e tutt'oggi è oggetto ovviamente di studio. Abbiamo già detto che ci sono come principali recettori i CB1 e i CB2, questo è uno schema che vi rappresenta un po' la presenza dei vari recettori nei vari organi del corpo umano. I recettori CB1, come abbiamo già detto, che sono quelli a cui si va a legare soprattutto il THC, sono presenti nel sistema nervoso, quindi nel cervello, cervelletto, nell'ippocampo e diverse strutture, dove va a modificare i processi di apprendimento, di memoria, a controllare lo stress, la pianificazione e la modulazione del movimento, il senso di fame, perché va ad agire anche a livello di centro della fame ipotalamico, l'emozione e la paura. E a livello poi di tronco encefalico, quindi andando ad agire sulla funzione eccitatoria, quindi sul sonno, sull'eccitazione sessuale, controllo motorio, ma la parte più interessante per quanto riguarda la nostra attività clinica veterinaria è l'azione sulle vie del dolore, quindi sulle vie che conducono gli impulsi nervosi che veicolano la sensazione dolorifica. E in questo caso abbiamo un effetto analgesico per azione di queste molecole sui recettori presenti nel cervello e nel midollo spinale. Abbiamo quindi una varietà di effetti euforizzanti, antiemetici, cannabinoidi sono utilizzati proprio per inibire il vomito, ad esempio nei pazienti che sono sottoposti a chemioterapia. Ipotensivi, quindi vanno ad agire anche sulla pressione endoculare, per questo sono utilizzati per la cura del glaucoma, immunosoppressivi o immunomodulanti, quindi in tutte le malattie del sistema, in molte malattie del sistema immunitario, analgesici, antispastici, sono sempre di più gli studi che analizzano il ruolo dei cannabinoidi in malattie molto importanti come il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica.
e stimolanti dell'appetito. E anche questo è un effetto non banale, soprattutto se parliamo di pazienti animali che hanno perso completamente l'appetito, non mangiano più, e quindi ancora una volta questa pianta ci offre delle potenzialità enormi. I recettori svolgono anche un ruolo di protezione, nel senso che vanno a bilanciare in modo da prevenire o una troppa stimolazione o una stimolazione troppo bassa, quindi svolgono proprio un ruolo protettivo. Questo sistema endocannabinoide ha anche un'importante funzione protettiva per la funzione neuromodulatoria. I recettori CB2 sono presenti nel sistema immunitario, soprattutto nei linfociti T, che svolgono il ruolo di difesa del nostro organismo. Sono infatti presenti nelle milze e tonsille, ma anche nel sistema nervoso centrale, e svolgono un'azione antinfiammatoria e immunomodulatrice. Inoltre si è parlato tanto anche del ruolo dei recettori CB2 nel controllo del dolore neuropatico. Il dolore neuropatico è una componente del dolore cronico persistente, laddove persiste una stimolazione di tutti i circuiti che veicolano il segnale del dolore, che vanno un po' ad autoamplificarsi, per cui in realtà non è solo il tessuto interessato dalla malattia che porta la sensazione di dolore, ma è anche il sistema nervoso che si ammala andando, diciamo, a sovrastimolare la sensazione del dolore. Quindi abbiamo già detto che i più importanti cannabinoidi sono il CBD e il THC. Il CBD è il metabolita della cannabis sativa e svolge molteplici azioni. Un'azione antinfiammatoria, quindi viene utilizzato tutte le patologie infiammatorie, osteoartrosiche ad esempio, riduce la pressione endoculare, come abbiamo visto per il glaucoma, antiossidante perché svolge un'azione protettiva nei confronti delle membrane cellulari che con l'invecchiamento vengono attaccate dai radicali liberi. Anticonvulsivante, quindi il cannabidiolo viene utilizzato anche come terapia antiepilettica o monoterapia o in associazione a farmaci contro l'epilessia per ridurre il dosaggio e gli effetti collaterali, antidistonica, quindi regolatrice dell'umore, e ansiolitica. E vedrete anche una parte di casi clinici veterinari proprio legati a problemi comportamentali dove questo tipo di cannabinoide ci aiuta nel regolare l'ansia nei nostri animali. È una sostanza oleosa che si distribuisce in tutto il corpo e ha una bassa affinità per i recettori CB1 e CB2 rispetto al THC, che è quello, diciamo, il cannabinoide più, che svolge un'azione più di agonista nei confronti di questi recettori. Inoltre svolge proprio una potente azione a livello di recettori CB2, migliorando l'infiammazione e diciamo andando a regolare la migrazione proprio delle cellule esterne immunitarie che sono alla base dei processi infiammatori. Ma come abbiamo visto, i cannabinoidi non agiscono solo sul sistema endocannabinoide, cioè sui loro recettori CB1 e CB2, ma anche su altri recettori, andando poi a dare degli effetti molteplici, quindi effetti opposti alla caffeina, quando agiscono a livello di sistema adenosinergico, possono andare ad influenzare il sistema della serotonina e della glicina, quindi in questo modo sedando l'ansia, avendo un effetto antidepressivo, e per questo è utilizzato anche in ambito umano per la terapia di malattie psichiatriche come la schizofrenia. Poi sono anche altri recettori su cui agisce il cannabidiolo, diciamo, recenti studi vedono un grosso ruolo nelle malattie tumorali, soprattutto di tipo linfoproliferativo, dove questi fitocannabinoidi andrebbero a ridurre la proliferazione delle cellule tumorali. Inoltre svolge un ruolo il CBD che noi introduciamo dall'esterno ha un'azione anche sui nostri cannabinoidi interni come l'anandamide, impedendone quindi la sua degradazione. Quindi questa molecola che noi produciamo, che veicola sensazione di piacere, viene prolungata la sua azione, quindi in questo caso il CBD ha un ruolo sinergico con l'anandamide.
potenzia l'azione analgesica di THC, ecco perché si utilizzano piante anche dove ci sia un dato rapporto tra CBD e THC, proprio perché queste due molecole lavorano in sinergia, e potenzia la densità dei recettori CB1, cioè più cannabidiolo assumiamo, più il numero di recettori CB1, su cui poi si va a legare anche il THC, aumenta. E l'altro chemiotipo abbiamo visto è il THC, chimicamente definito come delta 9 tetraidrocannabidiolo, è il cannabinoide con l'azione psicotropa, ed è prodotto dai fiori femminili di cannabis e ha notevoli proprietà analgesiche, euforizzanti, antiemetiche, stimolanti dell'appetito, anche questo riduce la pressione endoculare e l'aggressività. Quindi possiamo avere effetti dall'euforia, rilassamento, ma anche in caso di dosaggi molto elevati, alterazioni della percezione spazio-temporale. Ovviamente gli studi che hanno fatto li hanno fatti con dei dosaggi ben definiti, che a volte è quasi impossibile raggiungere quando viene somministrata a scopo terapeutico. Un effetto molto interessante, come vi dicevo, è proprio quello sul sistema immunitario. In questo caso il THC la fa da padrone, soprattutto in quelle malattie dove c'è una risposta immunitaria sbilanciata. Le nostre reazioni di difesa proprio di ogni organismo devono sempre lavorare in sinergia. Ci sono diversi fronti che permettono al nostro organismo di sconfiggere non solo i patogeni che vengono dall'esterno, ma anche di annientare le cellule potenzialmente dannose, quindi le cellule con dei difetti di replicazione, delle cellule che possono diventare cellule tumorali. E in questo caso il THC, grazie alla presenza di questi recettori CB2 a livello esterno immunitario, può avere un effetto immunomodulante in malattie dove c'è bisogno di alzare la risposta anticorpale, perché c'è un eccesso invece della risposta cellulo-mediata. E queste malattie, il morbo di Crohn, il lupus, la psoriasi, sono tutte delle malattie in cui si sta proprio studiando l'utilizzo del THC. Come vi dicevo, gli effetti collaterali sono dosi dipendente. Ovviamente se eccede nel dosaggio terapeutico si può avere un'inibizione della formazione dei ricordi, problemi di memorizzazione e soprattutto per uso continuativo a dosi elevate. In questo caso può interferire anche sulla fertilità, ma nell'ambito della fertilità l'effetto è reversibile. Una cosa molto interessante è che non esistono recettori per il CBD e il THC a livello di midollo allungato, e questo spiega il fatto per cui è molto difficile avere un effetto deprimente della funzione cardiaca e respiratoria anche con alti dosaggi di questi cannabinoidi, proprio in virtù del fatto che questi recettori non sono presenti nella parte del sistema nervoso centrale dove sono presenti importanti centri regolatori della funzione cardiaca e respiratoria, e quindi invece a differenza dei recettori per le benzodiazepine e gli oppiacei, dove è più diciamo facile in caso di un dosaggio anche lievemente al di sopra del range terapeutico avere degli effetti di importante depressione cardiorespiratoria e quindi cosiddetti segni da overdose. Ovviamente la pianta non ci offre solo questi chemiotipi, ma anche importanti altri elementi, quindi molecole biattive che possono essere utilissime nel corso di malattie. Contiene terpeni e terpenoidi che modulano gli effetti proprio dei cannabinoidi, con esempio effetto entourage, cioè vanno a migliorare il legame dei cannabinoidi con i recettori e la loro azione. Svolgono un'azione terpenoidi antimicrobica, antinfiammatoria, antifungina, antitumorale e allergesica. Poi troviamo flavonoidi che hanno un importante ruolo antivirale e antiallergico, e tra i flavonoidi quella più studiata e più interessante è la cannaflavina A, che ha una spiccata azione antiossidante e antinfiammatoria. Quindi come possiamo utilizzare i cannabinoidi? Possiamo utilizzare sicuramente l'olio di semi di canapa per il suo alto valore nutritivo, però più a scopo diciamo agroalimentare e nutraceutico. Oppure possiamo utilizzare ad esempio l'olio di CBD a diversa percentuale, poi ho messo quelle diciamo che in medicina veterinaria per ora sono le più utilizzate. L'uso terapeutico non è normato, sono dei prodotti che si possono acquistare senza prescrizione veterinaria,
e però come vedrete nei casi che affronteremo è molto importante essere seguito da uno specialista, perché molto spesso questi cannabinoidi hanno dei diversi utilizzi a seconda del paziente, della patologia, delle patologie concomitanti, per cui sono delle terapie che vanno studiate e ricamate sempre sul paziente. Non esiste un dosaggio standard con un prodotto che sia diciamo utile per quella data patologia, ma ogni volta va studiato il paziente e quali sono gli obiettivi terapeutici. L'olio di CBD, quindi abbiamo già visto che cos'è, poi abbiamo l'olio o l'olorito di cannabis, che è una preparazione galenica, quindi il veterinario o anche il medico diciamo di medicina umana fa una prescrizione per un laboratorio che è specializzato nell'estrazione e nella preparazione dell'olio o l'olorito di cannabis, e questo laboratorio utilizzerà diverse materie prime che possono essere ad esempio le fluorescenze olandesi o quelle della farmacia militare, a seconda della concentrazione che si vuole di THC o CBD. Ovviamente ogni volta che viene preparato l'estratto, la farmacia deve sempre titolarlo, perché la resa in cannabinoidi è diversa per ogni pianta e per ogni lotto, e quindi la farmacia rilascia sempre la titolazione, perché ogni volta che si acquista una preparazione le concentrazioni possono variare e di conseguenza il medico prescrittore deve sapere come modificare il dosaggio. Quindi come vedete le infiorescenze e il tenore di principi attivi variabile, e quindi per ogni preparato ci deve essere una titolazione che viene consegnata come fosse un'etichetta al paziente. L'estrazione più utilizzata è quella d'olio d'oliva, ma esistono anche altre metodiche di estrazione, ad esempio in alcol, che però ovviamente non si utilizzano in veterinaria. Il CBD può essere utilizzato con successo in caso di osteoartrite, dolore neuropatico, ansia, epilessia, glaucoma, atopia, cioè tutte quelle malattie di iperreattività del sistema immunitario, dove si hanno delle manifestazioni soprattutto di tipo dermatologico, vomito, malattie immunomediate, anche in questo caso, come la sclerosi multipla, la artrite reumatoide, il diabete di tipo 1, il morbo di Crohn. Come vedete ci sono veramente tante applicazioni. Anche in base all'olorito di cannabis si possono utilizzare diversi rapporti tra THC e CBD a seconda della malattia. Ora passiamo un attimo alla parte forse più interessante e spero anche più interattiva per voi, quindi se avete delle domande siete assolutamente benvenuti. Come vedrete tutti questi casi sono uno diverso dall'altro, e in questi casi i cannabinoidi sono utilizzati all'interno di una politerapia, quindi mai come unico elemento terapeutico, perché la malattia presenta tantissime sfaccettature, per cui c'è necessità di gestirla ovviamente con metodiche diverse. E il primo caso è quello di Bruno, un lagotto romagnolo di 4 anni che si presentava per una zoppia a livello di anteriore sinistro associata a un gonfiore proprio della zampa stessa a livello di quello che per noi sarebbe il polso. Aveva già fatto diversi cicli di antinfiammatori, cortisonici, antidolorifici, oppiacei, antidepressivi, farmaci per dolore neuropatico, ma senza alcun miglioramento, anzi la zoppia si era estesa anche al posteriore sinistro e a volte era altalenante anche con l'anteriore, quindi dell'altro lato. Sono stati fatti tutti gli esami del caso per escludere anche un problema di tipo oncologico, un processo infiammatorio infettivo, ma era tornato tutto negativo. Questo è il video di Bruno. Come vedete non è sicuramente un tipico lagotto che non sta fermo un attimo e corre, anzi deve essere molto incitato dal proprietario per camminare. Adesso sicuramente è diverso vedere una zoppia di un animale rispetto a una persona, perché ha 4 arti, però sicuramente potete notare come la falcata è molto corta, il cane ha la schiena non rilassata,
e il suo incedere è sicuramente molto, molto insicuro, a prescindere da localizzare dove sia la zoppia, perché in questo caso è sia anteriore che posteriore. Quindi, come vi dicevo, alla prima visita veniva già da mesi di importanti terapie che non avevano dato alcun miglioramento, ma cambiato diversi ambienti acquatori senza nessun accenno di miglioramento. Io all'interno della mia attività clinica mi occupo di riabilitazione e anche di terapie manuali come la chiropratica, quindi la prima cosa che ho fatto è cercare innanzitutto di eliminare quelle compensazioni posturali. Ho cercato quindi di vedere se già con le manipolazioni si poteva risolvere un po' il quadro, almeno togliendo quelli che erano i problemi compensatori che potevano ovviamente complicare la situazione. Ma dopo una settimana non era cambiato assolutamente nulla. Sono state allora rifatte delle radiografie che hanno evidenziato che erano tutti e due i polsi interessati da un processo osso-articolare cronico con anche la produzione di diciamo un tessuto osseo anomalo. E quindi si reintroduce a questo punto la terapia cortisonica, perché si presuppone che il cane soffrisse di una forma di artrite immunomediata, anche consigliandomi con altri colleghi di diagnostica, però il cane migliora ma non tantissimo. A quel punto, e questo è stato il mio primo caso in cui ho utilizzato l'olio di CBD, ho voluto introdurlo per capire se l'effetto antinfiammatorio dato dal cannabidiolo mi avrebbe aiutato la gestione di questo caso così complesso. E dopo una settimana di somministrazione di olio CBD, questo è Bruno che torna a correre tra i campi felici. Adesso le riprese sono quelle ovviamente non alla Spielberg, perché è sempre il proprietario che manda i filmati, però come vedete c'è un altro cane praticamente. Quindi ovviamente non è solo l'olio di CBD, era stata iniziata comunque una terapia cortisonica, ma la terapia cortisonica senza olio di CBD non aveva dato alcun miglioramento. Quindi cosa abbiamo provato a fare in un secondo momento? Abbassare il dosaggio del cortisone. Sappiamo tutti che il cortisone è una molecola molto comoda in medicina umana e veterinaria, ma ovviamente ha degli effetti collaterali. Per cui si è cercato di ridurre il più possibile la terapia cortisonica, ovviamente supportati dal ruolo antinfiammatorio del CBD. Si è continuato ovviamente con le manipolazioni, alcuni esercizi terapeutici per migliorare l'elasticità anche della colonna di Bruno, e questo è Bruno con un dosaggio ovviamente di cortisonico bassissimo, cioè quindi che non doveva avere alcun effetto terapeutico. E come vedete si mantiene quella la sua andatura, quella di un tipico lagotto che non ha problemi a scorazzare. Ha avuto qualche recidiva, perché comunque un cane molto attivo che magari faceva delle lunghe scorribande in campagna, in quel caso si era progressivamente azzerata la terapia con cortisonico. Sono bastati dei piccolissimi cicli di cortisonico che in precedenza non hanno dato alcun risultato, che unitamente al CBD riportavano Bruno ad avere nessun segno di zoppia. Adesso vi presento il caso di Rudy, cercherò di andare più veloce per non togliere spazio anche ai prossimi relatori. E Rudy è un cane meticcio che aveva avuto degli episodi molto strani di dolore acuto. Era un cane molto particolare che aveva subito dei maltrattamenti, era stato adottato da un canile dai proprietari, e quindi era un cane molto ansioso e anche molto drammatico, per cui alle volte bastava veramente sfiorarlo perché guaisse come se uno gli avesse staccato una zampa. E quindi quando aveva però questi episodi di dolore tendeva a nascondersi, a rifiutare il cibo, a passare tutto il tempo sotto al letto, non voleva più fare le scale, e era stata fatta anche una visita neurologica che però non aveva evidenziato dei deficit neurologici gravi, solo un problema di propriocezione, cioè in pratica non era consapevole della posizione delle sue arti posteriori nello spazio, quindi diciamo che è un primo livello di disfunzione tipo neurologico, però i proprietari avevano rifiutato degli approfondimenti diagnostici per escludere una possibile ernia.
Quindi ha avuto un nuovo episodio che è stato poi il motivo per cui sono stata chiamata in causa. Pare che Rudy si fosse buttato dallo schienale del divano prima di iniziare a manifestare di nuovo questi sintomi. Inoltre il proprietario riferiva la difficoltà ad allungare il posteriore. Il proprietario era già da tempo che faceva fare gli esercizi di stretching al cane e ha notato che delle manualità semplici come allungare il posteriore erano diventate ormai impossibili. Purtroppo è un caso un po' vecchio, per cui sono riuscita ad avere solo una parte dei filmati. Sono molto scarsa nel fare backup, come potete immaginare, quindi ho dovuto recuperare, diciamo, quelli un pochino più disponibili. Come vedete il cane è molto incurvato con la schiena, fa dei passetti piccolini, non si vede una vera e propria zoppia, diciamo, del posteriore destro, però sicuramente in alcuni momenti si vede una falcata più corta e proprio un ritardo nel posizionamento. Viene eseguito un trattamento chiropratico e do una scheda di esercizi più specifici al proprietario da fare. E Rudy risponde benissimo, diventa proprio un altro cane, finché non ha un altro episodio di zoppia e di dolore acuto. Lo ritratto, rifacciamo tutto come prima, facciamo delle radiografie alla colonna per vedere se c'erano dei processi artrosici, proviamo a fare una radiografia del bacino, ma da sveglia è impossibile, il proprietario rifiuta la sedazione e quindi decidiamo anche in questo caso di introdurre l'olio CBD. Come vedete il cane torna a fare delle attività che sono addirittura diciamo, non comuni per un tipico cane da divano, quindi come vedete il proprietario è molto svolge un ruolo proprio di motivatore atletico per il cane e gli piace tantissimo fare questi esercizi che permettono al cane stesso di mantenersi in forma e anche per evitare future recidive. Per un cane che non si faceva toccare, guaiva, dove era impossibile anche fare l'esame radiografico, addirittura fa degli esercizi molto complicati come l'orsetto, sicuramente si può apprezzare come la sua vita sia cambiata. Nel video di sinistra, che anche qui sembra un po' le tecniche di ripresa del proprietario, non so se parte quello dove corre. Ah, ok. Potrete vedere Rudy che corre, appena parte. Come vedete riesce a correre tranquillamente. Possiamo andare avanti. E cercherò di dilungarmi il meno possibile, scusate, ma ero talmente entusiasta di parlare di tutti questi casi che forse ne ho messi un po' troppi e poi sono anche un po' troppo dettagliata la descrizione. Anche qui un altro caso di un cane anziano, in questo caso con un'artrosi di diversi punti della colonna, e una paraparesi, cioè quindi una debolezza del treno posteriore, faceva fatica ad alzarsi, aveva anche dei problemi di tipo organico, aveva un'infezione prostatica, una cistite cronica, perdeva sangue nelle urine, insomma aveva tutta una serie di problemi non da poco. Anche in questo caso diciamo si è partiti con la terapia fisica e ho voluto da subito introdurre il cannabidiolo. Vi faccio vedere il video di Loto all'inizio, quando era ancora stata iniziata la terapia. Come vedete fa molta fatica ad alzarsi in piedi, potete vedere i tremori e la assolutamente mancanza di muscolatura del treno posteriore, anche l'atteggiamento con la testa bassa. I proprietari riferivano che era difficile lasciarlo in piedi per tanto tempo, perché automaticamente gli si aprivano le gambe e cadeva per terra. Ok, andiamo avanti. Questo è l'otero dopo l'inizio della terapia. Ovviamente non possiamo pretendere che un cane di 14 anni con tutte queste patologie corra, però forse quello che non si può spiegare anche da un filmato è anche come è cambiata la sua qualità di vita a casa. Il fatto che non si svegliasse più 50 volte a notte, che riuscisse a uscire per fare i propri bisogni, perché ovviamente non essendo autonomo prima nell'alzarsi spesso si faceva i bisogni addosso o doveva chiamare il proprietario anche nel cuore della notte per uscire.
e quindi ha recuperato comunque una discreta autonomia nel movimento e anche nell'alzarsi in piedi. Anche in questo caso ho prescritto degli esercizi che hanno aiutato tantissimo anche a ristrattare un po' il legame tra la proprietà e il cane, perché spesso i cani anziani un po' si sentono anche abbandonati da parte del proprietario, e ritrovare anche delle cose da fare insieme che abbiano anche uno scopo terapeutico, come ad esempio un percorso propriocettivo, può essere un'ottima strategia. E un altro caso di cane anziano: come vedete i soggetti anziani sono un po' il nostro pane quotidiano. E in questo caso anche qui abbiamo diverse patologie, abbiamo un'artrosi, praticamente si era saldata, vai avanti con le slide, si è saldato l'ultima vertebra lombare con un sacro, quindi un'artrosi abbastanza importante con eventualmente un'influenza sull'aspetto neurologico, perché da quel segmento escono anche delle radici nervose molto importanti, quindi spesso l'aspetto osseo è legato anche ad alterazioni a livello di midollo. Anche in questo caso questo è Giotto come camminava, il video ripreso un po' da lontano. Anche in questo caso abbiamo un incedere molto lento, ha un'instabilità proprio dei posteriori, con anche un'accentuata rotazione proprio. E in questo caso c'era anche un problema di ansia abbastanza importante. Era un cane che reagiva in modo aggressivo al proprietario, quando era in difficoltà il proprietario cercava di alzarsi, si svegliava molte volte la notte, e sicuramente i primi effetti li abbiamo avuti proprio a livello di umore e del suo aspetto emotivo. Oltretutto ci ha confermato il collega che lo seguiva per l'infiammazione cronica intestinale, era migliorata anche l'aspetto intestinale. Era un cane che doveva tenersi una stretta dieta ipoallergenica, perché se veniva dato un biscottino che non fosse ipoallergenico aveva dei disturbi gastroenterici molto importanti, che in un cane che si muove poco potete immaginare cosa comportasse anche per il proprietario. E dopo un mese di terapia col cannabidiolo, il collega internista ci riferisce che il cane poteva anche mangiare altri alimenti e non avere più problemi gastroenterici. Questi alcuni video un po' dei vari progressi di Giotto. Anche qui sempre queste inquadrature un po' cinematografiche. Anche nei miei confronti è cambiato tanto. All'inizio dovevo visitarlo con la museruola, si girava quando lo manipolavo sulla colonna, doveva essere trascinato in ambulatorio, e diciamo che dopo poco veniva a chiedermi le coccole, gli piaceva entrare, insomma si è creato anche proprio un clima di fiducia notevole. Non solo cani anziani, anche cani sportivi. In questo è un caso dove, in seguito ad una frattura di una falange, si costringeva un cane iperattivo, un Australian Kelpie, che veniva utilizzato per le gare di Radio Obedience, all'inattività, perché era stato applicato un bendaggio, questo come camminava senza bendaggio. La frattura in realtà non era il solo problema, aveva avuto un trauma ai legamenti del polso, per cui nel momento in cui andava ad appoggiare il peso su quell'anteriore aveva un po' un crollo dell'articolazione e ovviamente dolore. Quindi si è pensato a diversi tipi di bendaggio che lui regolarmente toglieva per andarsi ad accanire in modo ossessivo, leccandosi, procurandosi delle ferite. Quindi il proprietario tornava a casa la sera con l'ingessatura da una parte, il cane che si era fatto una piaga d'allettamento. E in questo caso è stato utilizzato l'olio di CBD a scopo ansiolitico, per permettergli un attimo di gestire lo stress dovuto all'inattività, perché era un cane che era abituato a giocare, a saltare, a fare diverse attività. In questo caso la terapia fisica ha previsto anche l'utilizzo dell'idroterapia per riprendere la mobilità dopo un mese e passa di bendaggio rigido del polso, con ottimi risultati. E questo è Waru, praticamente al termine del ciclo terapeutico, che cammina senza problemi, insomma è tornato quello di sempre, che mi buttava per terra facendomi le feste. L'ultimo caso è quello con cui ho iniziato la presentazione, quello di un cavallo.
che ho sempre seguito per l'aspetto fisioterapico. In realtà non ero il suo medico veterinario di base, che però ha cominciato ad avere notevoli problemi. Questo è Camelot, quindi era un cavallo che, nonostante tutte, perdonate il termine poco scientifico, le sfighe che ha avuto, nel senso che ha avuto dei problemi alla nascita, è stato praticamente accudito dalla proprietaria fin da puledro, ha avuto una frattura del bacino, ha avuto una colica, è stato operato per una torsione del colon, ha avuto un brutto risveglio da questo intervento con una paresi di un arto anteriore, ma si era ripreso. Poi improvvisamente ha avuto un blocco a livello di esofago, del cibo gli si è fermato l'esofago e stava soffocando, e in seguito a questa patologia ha sviluppato una polmonite perché ha aspirato parte di questo cibo. Era una polmonite antibiotico resistente che gli dava un calo di peso notevole, era diventato apatico, non si vede dal video che è molto scuro, ma era diventato praticamente pelle e ossa. E ovviamente i veterinari che lo seguivano non sapevano più che pesci pigliare. La proprietaria ha iniziato, sotto mio consiglio, a somministrare di nascosto l'olio di CBD. Io non gli ho mai detto di darlo di nascosto, ma lei aveva paura che il suo veterinario non fosse d'accordo, perché purtroppo c'è ancora tanta discriminazione e malinformazione sull'utilizzo dei cannabinoidi. E già dopo 2 giorni il cane ha ripreso una fame praticamente da lupo, e non sapevano più cosa dargli da mangiare, perché il mangime era pericoloso per il discorso dell'esofago, fieno di qualsiasi genere, fieno pellettato, niente. E dopo pochi giorni girava, ormai era diventato la mascotte del maneggio, lo lasciavano libero, e quando era ora tornava nel suo box da solo e andava in giro a mangiarsi persino le foglie secche. Per cui voi direte, ma con tutte le patologie che aveva stiamo lavorando solo sull'appetito, però è quello che gli ha consentito almeno di vivere dignitosamente gli ultimi mesi della sua malattia, perché purtroppo il polmone era notevolmente compromesso e quindi i deficit respiratori sono arrivati a un tale punto da rendere impossibile la sua vita. Quindi il concetto che con cui vorrei lasciarvi è che c'è una profonda differenza tra prendersi cura e curare, perché quando si cura ci si concentra sulla patologia, quando si prende cura ci si concentra sull'individuo, e in questo caso l'essere animale, ma anche la persona che sta al suo fianco. E questa cosa me l'ha insegnata tanto Camelot e Giorgia, che vedete in questa foto. Grazie.